Impianto di messa a terra. L'impianto di messa a terra è quella parte di un impianto o di più impianti che si occupa di far evitare che una persona possa rimanere folgorata a causa di un guasto dell'impianto. Altra definizione di impianto di messa a terra è l'insieme di azioni e sistemi volti a portare un elemento metallico al potenziale elettrico del terreno. L'impianto di messa a terra è costituito dal dispersore o dai dispersori, quindi dal picchetto o dai picchetti, e dai conduttori di protezione, che secondo la norma CE 64.8 deve essere di colore giallo-verde. Differentemente dall'impianto di messa a terra, la massa o telaio è una parte conduttrice, per esempio la struttura metallica della lavatrice, di un forno, di un motore elettrico e così via. Se per esempio un conduttore perde l'isolamento e tocca una parte della carcassa di una lavatrice, di un forno, di un motore, eccetera, quest'ultimo sarà sotto tensione, tale da costituire un rischio per la sicurezza delle persone o degli animali in caso di contatti indiretti. Vediamo il simbolo usato in elettrotecnica della terra e della massa o telaio. Contatto diretto o indiretto. Il contatto diretto è quando una persona tocca direttamente una parte dell'impianto normalmente in tensione, come per esempio un cavo, un morsetto e così via. Dalla figura vediamo l'omino che sta togliendo la spina dalla presa. Nella prolunga c'è una perdita di isolamento. L'omino tocca il cavo scoperto e rimane folgorato. Nel secondo esempio, invece, vediamo il contatto indiretto. Il contatto indiretto, invece, è quando una persona entra in contatto con una massa, ad esempio una carcassa di una lavatrice, di un motore e così via. Nella figura vediamo che l'omino tocca la carcassa della lavatrice, visto che un cavo ha perso l'isolamento, tocca la parte metallica della lavatrice. La carcassa è sotto tensione, l'omino tocca la carcassa e rimane folgorato o prende una bella scossa. Ok, ora faremo alcuni esempi sui vari tipi di contatti, sia indiretti che diretti. Allora, in questa immagine abbiamo una plafoniera in metallo. Una lampada collegata in rete, fase neutro, un omino che tocca la plafoniera e poi sotto abbiamo il terreno. Allora, vediamo l'omino di colore celeste, quindi non passa nessuna corrente attraverso il corpo dell'omino perché non c'è nessuna perdita di isolamento tra i cavi di alimentazione. In questo secondo esempio vediamo che questa volta la fase ha perso isolamento, il rame che fuoriesce dal cavo tocca la plafoniera in metallo, l'omino tocca la plafoniera che è sotto tensione e rimane folgorato o prenderà una bella scossa. Questo è un tipico caso di contatto indiretto. Terzo esempio, vediamo questa volta che la plafoniera in metallo, un lampadario in metallo, è collegata a terra. Vediamo il cavo verde e giallo collegato al picchetto di terra. L'omino tocca la plafoniera, ma non succede nulla perché non c'è perdita di isolamento tra i cavi e nemmeno l'impianto di terra non scarica niente a terra perché la plafoniera non è sotto tensione. In questa quarta immagine, questa volta la fase ha perso isolamento, la plafoniera in metallo è sotto tensione, questa volta però c'è l'impianto di messa a terra e quindi tutta la decorrente va a terra. Perché? Perché l'impianto di messa a terra ha una resistenza inferiore rispetto al corpo umano. Per esempio, se il corpo umano ha una resistenza interna che oscilla tra i 600 e i 1000 ohm, facciamo finta che questo impianto di messa a terra ha una resistenza di 10 ohm,
Quindi la corrente, visto che è pigra, preferisce prendere percorsi più veloci per andarsene via. In questo caso ha minore resistenza verso il picchetto, quindi l'impianto di terra. Preferisce prendere questa via qui, anche se l'omino è di colore rosa, come abbiamo visto, non è né celeste né rosso, vuol dire che ci sarà sempre un piccolo passaggio di corrente. Però questa volta ha il tempo di togliere la mano, può sentire soltanto una leggera scossa o addirittura nessuna scossa. Contatto con la carcassa di una lavatrice. Abbiamo la fase a neutro collegato direttamente alla lavatrice. Non succede nulla perché non ci sono perdite di isolamento nei cavi. L'omino tocca la carcassa e non succede niente. Secondo esempio, questa volta la fase per isolamento tocca la carcassa, i fili metallici toccano la carcassa della lavatrice, l'omino tocca la carcassa e prende la scossa. Terzo caso, questa volta oltre a fase neutro collegata alla lavatrice abbiamo l'impianto di messa a terra che è collegato alla carcassa. L'omino tocca la carcassa, non succede niente perché non c'è dispersione e non c'è nemmeno dispersione verso il picchetto di terra. Perché ovviamente tra i cavi fase neutro non c'è nessuna perdita di isolamento. Quarto esempio, questa volta cambia tutto, c'è la fase che ha perso isolamento, tocca la carcassa metallica della lavatrice, l'omino tocca la carcassa, prende una leggera scossa o addirittura nessuna scossa, però c'è sempre un piccolo passaggio di corrente attraverso il corpo che va per terra, ma la maggior parte della corrente va verso l'impianto e verso il picchetto di terra, perché hanno resistenza inferiore rispetto al corpo. Contatto con cavo sguainato. Ecco qua, questa volta siamo di fronte a un contatto diretto, anche questo che abbiamo visto prima, con l'esempio di contatto con la carcassa di una lavatrice, siamo di fronte al contatto indiretto. Vediamo un po' quest'altro esempio. Qui l'omino tira la spina dalla presa, non succede nulla perché la prolunga che va dalla presa all'utilizzatore non ha perdite di isolamento. Questo secondo esempio invece cambia tutto, c'è una perdita di isolamento su un cavo, l'omino va a toccare la parte scoperta e prende la scossa e può rimanere folgorato. L'utilizzatore potrebbe essere un phon, una smerigliatrice, un tassellatore, un qualsiasi strumento. In questo terzo esempio vediamo che questa volta abbiamo nella presa, oltre alla fase del neutro, anche la messa a terra. Non succede nulla perché non c'è perdita di isolamento, quindi la corrente non disperde né a terra né verso l'omino. Quarto esempio, questa volta invece c'è una perdita sul cavo. L'omino tocca, prende una leggera scossa, addirittura nessuna scossa, perché in aiuto ci salva, diciamo che ci salva l'impianto di messa a terra, che la corrente va tutta a terra perché ha una resistenza inferiore rispetto all'omino. Voglio fare una piccola premessa che, per esempio, tipo, togliamo la spina, è sempre buona norma spegnere anche l'utilizzatore, che sia un fono, che sia un qualsiasi tipo di apparecchiatura, perché se l'utilizzatore è acceso assorbe più corrente del normale e quindi se c'è un problema sul cavo, c'è una perdita di isolamento sul cavo, la corrente sarà maggiore e quindi maggiore sarà il pericolo di essere folgorati. Facciamo un'altra premessa, è che l'impianto di messa a terra deve essere effettuato a norma, cioè deve essere fatto a norma. Il perché? Perché se noi prendiamo, per esempio, che ne so, qui ho messo un chiodo, l'ho messo per terra e ci ho attaccato un cavo di terra, potrebbe succedere l'effetto contrario, cioè in che senso? Come vediamo che l'omino va a toccare il cavo che ha perso isolamento e la corrente passa attraverso l'omino e lo folgora, mentre
La corrente che va verso terra, quindi verso il chiodo, fatto di colore rosa, sarà inferiore rispetto all'omino. Questo perché? Perché visto che la corrente, come ho detto prima, è pigra, preferisce prendere vie più veloci, in questo caso la corrente è come gli elettroni calcolassero che nell'uomo c'è una resistenza inferiore. Mettiamo conto che in questo caso l'omino, mettiamo conto che ha i piedi bagnati, eccetera, ha una resistenza di circa, facciamo di 700 ohm. Invece in questo caso questo impianto di terra non ha norma perché c'è un chiodo qui, ha una resistenza per esempio di 1300 ohm. In questo caso la corrente andrà verso l'omino perché ha una resistenza inferiore rispetto all'impianto di terra.